Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. La nona e ultima tappa di questa edizione del Volley S3, la proposta della federazione rivolta ai più piccoli per avvicinarli alla pallavolo, ha visto protagonista Bologna. Oltre 22.000 le presenze fatte registrare nelle varie città che hanno ospitato l'evento e che poi saranno sede degli europei maschili a partire dal 28 agosto, quando, proprio sotto le due torri, la nazionale di Fefè De Giorgi esordirà nella competizione continentale da campione in carica. Nazionale che torna a Bologna, lo fa con gli europei arriva anche la tappa S3, tanti bimbi pronti a giocare ed avvicinarsi al volley. Sì, uno spettacolo, siamo in questa ultima tappa di volley S3 che ha girato tutte le città che ospiteranno l'europeo, che ospiteranno le tappe dell'europeo, proprio per portare in anticipo lo spettacolo che troveranno i bambini dentro il palazzetto. Quanto significa per un giovane avvicinare un campione come te? Io so quanto significa un campione avvicinare un giovane, è un'esperienza meravigliosa, vedere che magari arriva qualcuno che la pallavolo non sa neanche che esiste e va via con un sorriso e ti dà un abbraccio, non ha prezzo. Fefè De Giorgi e gli azzurri debuttano in questi giorni nella National League da campioni del mondo e campioni d'Europa. È una bella esperienza, è sicuramente un diverso peso rispetto all'inizio dell'anno, è un grande orgoglio per noi. È un grande orgoglio per me, anche perché un po' dentro c'è anche il mio ragazzo che ci gira, quindi sono super felice e gli auguro davvero di tutto il meglio, non di vincere, ma cioè di vincere non si augura mai, lo spero, ma di divertirsi sicuro. Abbiamo delle nazionali giovanili che stanno facendo molto bene negli ultimi anni, sia a livello maschile che femminile. La pallavolo sta lavorando bene, la pallavolo è sana. La pallavolo è sempre attenta a tutto quello che ci sta attorno, l'ha dimostrato nel momento del Covid, l'ha dimostrato nel momento dell'alluvione, l'ha dimostrato che c'è dentro gente che ha voglia, è sensibile e che sa lavorare. E penso che finalmente i frutti si stanno raccogliendo. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it.